Buongiorno a tutti quanti, è un onore e un piacere accogliervi nella nostra comunità, la comunità di cui fanno parte Giovanni e Bianca. Io sono Marco, sono il pastore di questa chiesa è stata piantata circa 14 anni fa a Montefiascone e siamo qua, ci riuniamo tutte le domeniche per adorare il Signore assieme. Qualche rapida spiegazione di quello che vedrete oggi. Per chi viene la prima volta a una presentazione, che cos'è una presentazione? Allora, la presentazione non è un battesimo asciutto. Noi siamo abituati al battesimo dei bambini con l'acqua, no, questo non è un battesimo asciutto e senza acqua. Gesù, prima di partire da noi, ha detto queste parole a Benjamin, Matteo 28:19-20. Andate dunque, fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Gesù ci chiede di fare discepoli, di fare delle persone che lo conoscano, che lo adorino, di rendere le persone consapevoli che Lui è l'unica via tramite il Padre, che è morto per liberarci dai nostri peccati e per portarci assieme, per essere il nostro aiuto, essendo un mediatore tra il Padre e noi. Per questo non battezziamo chi, come Davide, no, anche adesso mi guarda molto interessato. Senti, ascolta che me lo ripeti tutto quanto. Davide Noah non può capire tutto quanto questo, è ancora troppo piccolo e non può scegliere di obbedire a Gesù alla sua età. Quando sarà cresciuto, spetterà a lui decidere se e quando battezzarsi. Ma la presentazione non è nemmeno una cerimonia di inclusione, non è che con la presentazione Davide Noah diventa una parte della nostra chiesa. Anche questo spetterà a lui quando sarà grande di accettare il Signore e di far parte di questo o di qualsiasi altra chiesa dove lui si troverà. Allora, che cos'è la presentazione? La presentazione esisteva già ai tempi dell'Antico Testamento. Ne abbiamo tracce, sì, dall'Antico Testamento, bravo, vedi, comincia a studiare. Dove era un atto dove i genitori si presentavano al Tempio. Prima il Tempio era durante l'esodo dall'Egitto, era un Tempio mobile che girava per tutto quanto per 40 anni all'interno del Sinai, e poi quando si erano stabiliti in la Terra Santa era stato edificato un Tempio a Gerusalemme e veniva portato il bambino presso questo tempio e i genitori offrivano un dono al sommo sacerdote come riscatto per il figlio. In pratica veniva riscattato, era come ammettere che il figlio non era loro, ma gli era stato affidato in comodato d'uso gratuito. Il Salmo 127 dice questo, Salmo 127 versetto 3: ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Giovanni e Bianca oggi presentano a Davide Noa alla nostra chiesa, alla loro chiesa, e facendo questo stanno ammettendo che lui non è di loro proprietà, non è una cosa di cui possono vantarsi, perché è che gli è stato concesso da Dio. I figli sono una benedizione, vero Davide? Persino Gesù fu presentato al Tempio. Luca capitolo 2 versetti 22 e 24 dice così: i genitori portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, perché sta scritto nella legge di Dio: se il primo figlio di una donna è un maschio, deve essere consacrato al Signore. In tale occasione i genitori di Gesù offrirono il sacrificio stabilito dalla legge, un paio di tortore e due piccioni. Voi ci avete torto le piccioni appresso? Il battesimo è per chi crede in Gesù, il battesimo è per chi crede in Gesù, la presentazione è per chi è consapevole, perché i genitori sono consapevoli che i figli non sono nostri, ma sono un dono e una benedizione del Signore. Al tempo di Gesù c'era il sommo sacerdote a ricevere i doni. E per cui io sarò qui a ricevere le vostre
tortore ai vostri... No, no, non serve. Non serve più un grande sacerdote. Un grande sacerdote, un sommo sacerdote non serve più nella prossima. Ebrei 34, versetto 14. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Ora il nostro sommo sacerdote, il nostro grande sacerdote, è Gesù. Lui ci ha riscattati, ma dobbiamo ancora pagare non dobbiamo più pagare un pegno. Infatti Giovanni e Bianca non hanno portato l'orto e nemmeno prostrati. Purtroppo la legge anti-Covid ci impone di non fare nemmeno il rinfreschino che normalmente facciamo, ma non ti preoccupare che prima o poi le chiediamo perché sono costanti. Allora, perché siamo qui oggi? Perché siamo qui oggi? Per fare contenti papà e mamma? Vedete, ogni prima o poi ogni genitore, e voi che siete genitori lo sapete, si rende conto che essere genitori non è un compito tanto facile. Non è per niente facile. Per questo dobbiamo incoraggiarci a vicenda, dobbiamo pregare gli uni per l'altro e sostenerci a vicenda in quello che è un lungo cammino, nei periodi di stress in cui i nostri figli attraversano durante la loro vita. La vita dei genitori non è semplice, non esiste una formula facile, non c'è una formula, un libro che ci spieghi come essere dei genitori ideali. E ogni bambino è diverso. E tutti abbiamo bisogno di imparare come genitori di come comportarci nei nostri figli. Ma quanto è bello sapere che abbiamo amici ed amiche che ci sono a fianco, che ci aiutano, che ci sostengono. E voi, Bianca e Giovanni, avete degli amici cristiani che pregano e vi sostengono davanti a Dio nel vostro crescere d'arte. Essere buoni genitori non significa dire a tutte le risposte. Chi è che ha tutte le risposte per essere un genitore? O sarò un genitore perfetto, io voglio essere un genitore perfetto, ma è dire non posso farlo da solo, io non posso fare questo da solo, io ho bisogno dell'aiuto di persone, fratelli, sorelle, in Cristo, sì, vedi che sei d'accordo anche te. Potete pregare per me, potete pregare per noi, cari fratelli e sorelle. Bianca e Giovanni oggi si impegnano davanti a noi, ad aiutare Davide e Noah a crescere nella consapevolezza che Dio esiste, che Dio è un padre buono e che Gesù è il suo figlio e che può essere il figlio, può essere, Davide e Noah può diventare figlio di Dio e può essere l'amico di Cristo per tutta la sua vita se lo accetterà quando sarà grande, quando sarà consapevole di tutto questo. Allora sarà battezzato. Per adesso lo presentiamo soltanto come un dono di Dio al Signore. È un compito difficile, è per questo che noi quando c'è una presentazione, e questo parla la mia chiesa adesso, sappiate che siamo qua e Bianca e Giovanni ci stanno chiedendo di prendere un impegno che è pesante, perché questo significa, non pesante nel senso che ha un peso grande per loro, non che è pesante che siamo dispiaciuti, ma noi dobbiamo sostenere Giovanni e Bianca in preghiere, in atti d'amore e in atti di servizio affinché possano crescere Davide e Noa nella fede di Gesù. Ho fatto già vedere una volta un'immagine del genere, mi dai la prossima? Una conca. Dice che c'entra la conca? Bella, eh? Bella la conca. Adesso ti spiego perché, Davide. Questa non c'è più, purtroppo l'ho buttata qualche anno fa. Vabbè, cioè, perché sei dispiaciuto? Devo dire che non è stato facile buttarla. Ti spiego perché. Non aveva alcun valore, era una conca che avevo comprato, mia moglie probabilmente l'aveva comprato, o non so se era la nonna addirittura che aveva comprato questa al mercato, ma si rappresentava un qualcosa di speciale che avveniva in un momento della giornata assieme ai miei figli. Mi dai il filmato, Benjamin? This is my parents, relaxing.
Dammi qualcosa. Facci più sede, lo chiedo a me di iniziare a fare. Non trovo molto. Questo era il mio primogenito, Matteo, che attualmente sta in Inghilterra studiando all'Università di Portsmouth. Non ho trovato purtroppo filmati del secondogenito che sta facendo il regista, perché altrimenti non l'avrei I miei figli passavano gran parte della giornata insieme alla mamma, e erano accudite dalla madre, ma la sera, tra le 7 e le 8, erano tutti miei. Mi ricordo che mi precipitavo dal lavoro dove facevo un negozio di parti di ricambio per macchine agricole, almeno faccio un pochino di pubblicità che ci sente su Facebook. Mi precipitavo dal lavoro, prendevo la conca, la riempivo di acqua calda, chiudevo la porta del bagno e prendevo mio figlio tra le mani e lo immergevo in qualcosa di buono, in qualcosa di rassicurante, qualcosa che forse gli ricordava, che so io, il grembo materno, il liquido amniotico dove era stato fino a qualche tempo prima. E mentre le mie mani lo sostenevano, e mentre le mie mani lo sostenevano, ci scambiavamo, come abbiamo visto, dei lunghi sguardi d'amore l'uno verso l'altro. In quei momenti io, per i miei figli, per Matteo e per Benjamin, ero il sostegno, ero l'amore e ero il benessere. Sapete, a molti genitori piacerebbe di rimanere questo per tutta la vita, e noi come italiani siamo molto capaci a fare così, vero mamma? Quella a cui mi sto rivolgendo è la mia mamma, che ha 89 anni. E ancora spesso vuole essere questo, il sostegno, l'amore e il benessere, e lo è in realtà. Ma purtroppo, o per fortuna, i figli crescono e i genitori invecchiano, le bocche si rompono e non basta più soltanto l'acqua calda e una mano sotto la testa per vivere. Arriverà il momento in cui il ricordo della conca sarà lontano. I miei figli non si ricordano nemmeno che erano piccoli così, se non vedendosi nei filmati. E noi come genitori qualche volta non potremo più essere il sostegno, essere l'amore e essere il benessere. O perlomeno non potremo essere l'unico sostegno, amore e benessere, e non il più importante. Però quale mano sorreggerà i nostri figli? Quale mano sorreggerà Davide nella sua vita? Quale mano sorreggerà i nostri figli nel fluido della vita, quando quel fluido non sarà più un liquido caldo e rassicurante? Vi pare caldo e rassicurante il fluido dove viviamo in questi momenti? Non mi sembra che sia molto rassicurante. Quale conca troveranno per essere caldi, protetti e al sicuro? Quale sguardo li fisserà per trasmettere loro l'amore? Bianca e Giovanni vogliono fornire a Davide un altro tipo di mano. Vogliono fornire un altro tipo di conca e un altro sguardo da dare nella prossima. Salmo 139, versetti da 1 a 5. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua e tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte, alle spalle, poni la tua mano su di me. Sapete, noi viviamo in un mondo relativista, dove credere in qualcosa o in qualcuno, in fondo, non è molto importante. L'importante è credere in noi stessi. La filosofia che c'è in questo momento, credi in te stesso, tu ce la puoi fare. Tanto ce la fai da solo, basta che credi in te stesso. Oppure dove basta credere a qualsiasi altra cosa, a qualsiasi filosofia, a qualsiasi religione, tanto fa lo stesso. Tanto la filosofia, la religione portano tutti quanti come un grande monte con diverse strade, portano tutte a una sommità dove c'è qualcosa. Quella che Bianca e Giovanni si accingono ad affrontare con Davide è una sfida abbastanza grande. Gesù ha detto questo, Giovanni 14, versetto 6. Io
Sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Tu potresti dirmi, allora Marco, vuoi che Davide Noa diventi della tua stessa religione e della stessa religione che Bianca e Giovanni hanno, perché tu e loro pensi che sia la migliore, vero? Io ti rispondo che poco mi importa della religione che sceglierà Giovanni quando sarà grande. Se mi chiedete quale religione è la migliore, io vi posso trovare delle religioni meravigliose, stupende, piene di colori, molto più belle, piene di riti, profumi, vesti colorate, meditazioni, diete, sono bellissime, tutte molto affascinanti, più affascinanti del cristianesimo, che è rappresentato da un uomo che muore soffrendo, che viene risorto, che indicano una via per l'oggi, una via che ci salva dall'ansia e che ci aiuta a vivere l'oggi. Proprio questo è il problema. Quelle religioni, quelle filosofie aiutano per l'oggi e appagano noi stessi. La via che Bianca e Giovanni hanno deciso di seguire è quella su cui vogliono che Davide e Noa percorra, non è quella di una religione, è quella di un rapporto. Un rapporto con una persona che è Dio, con qualcuno mandato dal Padre, che sia sostegno, la mano nella vasca, che sia protezione, la conca dell'acqua, e che sia sguardo d'amore. L'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 13 dice: l'amore non verrà mai meno. L'amore non verrà mai meno. La religione può deludere e gli uomini che la seguono ci deluderanno. Non possono, ci deludono. Di sicuro, è matematico che le persone ci deluderanno nel corso degli anni. Ma l'amore di Cristo, il rapporto che Davide Noa potrà stabilire con Cristo, quello non verrà mai meno. Perché voi lo sapete, Giovanni e Bianca, che l'amore per Cristo per voi non potrà mai venire meno. In tanti proveranno a dire a Davide Noa che una religione vale l'altra, che tutto va bene, che è uguale, che là tanto è l'importante ed essere sinceri se si crede in qualche cosa. Spetta a Bianca e a Giovanni di fargli vedere quale differenza fa il rapporto che hanno con una persona viva nella loro vita. E spetta anche a noi come Chiesa dimostrare, quando sarà grande Davide da capire, cosa significa essere fratelli e sorelle in Cristo, per fargli vedere cosa e come trasforma la nostra vita il rapporto con Gesù. È per questo che Bianca e Giovanni lo presentano a Dio oggi. Dio già lo conosce, l'ha creato, lo conosce già. È Lui che lo ha tessuto nel grembo di Bianca. Però chiedono il nostro aiuto. È per questo che noi come Chiesa oggi ci impegniamo a sostenerli in quella che sarà una battaglia in preghiera, in atti, in testimonianza, in amore verso Davide e verso Bianca e Giovanni. Nonostante tutto, arriverà il giorno in cui Davide Noa dovrà scegliere, dovrà decidere da solo se la via in cui l'hanno accompagnati i suoi genitori, dove Bianca e Giovanni l'hanno portato, è anche la sua. Dovrà scegliere tra la religione di mamma e papà e qualche altra filosofia, qualche altra religione, oppure niente, ma dovrà decidere se vale la pena di avere lo stesso rapporto che i suoi genitori hanno con Gesù. Se deciderà che ne vale la pena, potrà lui stesso diventare uno che conforta, un braccio che sostiene e uno sguardo d'amore per altri. Sta a lui, allora sarà battezzato, non oggi. Noi oggi lo presentiamo a Dio, che lo conosce bene, pregando per i suoi genitori e pregando per lui. E alla fine del culto chiederei alle mie diaconesse di venire qua con me, Giovanni e Bianca, non ci ho avvicinate troppo perché per protocollo non possiamo venire, e noi pregheremo sulle persone. Chiedo a qualsiasi altra persona che vuole pregare per Davide Noa, in qualsiasi lingua parliate qua dentro, di pregare per lui. Vogliamo pregare affinché un giorno
Giovanni e Bianca possono sentire dire da Davide queste parole, e con questo concludiamo. Salmo 71, versetti 5 e 6. Poiché tu sei la mia speranza, Signore Dio, sei la mia fiducia, sin dalla mia infanzia. Tu sei stato il mio sostegno fin dal grembo materno. Tu mi hai tratto dal grembo di mia madre. A te va sempre la mia lode. Il Signore ci benedica.